entrammo nel porto di Marsala, ove un quarto d'ora dopo giunsero due fregate e una corvetta borbonica. Lo sbarco dei nostri, te lo puoi immaginare, fu veloce, anche se una gragnuola di pale nemiche ce lo rese più complicato. L'accoglienza di Marsala non fu né buona né cattiva, è probabile che quella brava gente non capisse granché di tutta la faccenda.